Allora, buongiorno in diretta, possiamo dire, da Plan de Corones 2275, siamo sul punto più alto, sopra a Brunico, che abbiamo alle spalle, e ho il piacere oggi di aver incontrato qui, tra le vette della Valposteria Dolomitiche, l'appassionato e esperto escursionista Fabrizio Placidini, e lo ricordiamo sempre, che anche lui ha scelto, insomma, la Valposteria quest'anno per trascorrere le vacanze. Ciao Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere, sì, caro Andrea. Sei salito qui? Sì, nonostante il meteo oggi, siamo riusciti comunque a fare l'ascesa al Plan de Corones. Siamo partiti da Passo Furcio a 1750 e immersi nei boschi di abete, pino muco e pascoli, in circa un'ora e trenta abbiamo raggiunto la cima del Plan de Corones. È una delle cime più famose e belle della Valposteria. Quale sarà il programma della giornata, Fabrizio? Guarda, insieme a te faremo piccolo giro in cima, faremo uno splendido anello per poi visitare l'MMM, Messner Museo Montagna, lo dico in italiano, e niente, che ci racconta tutte le sue ascese fin da piccolo dalle Dolomiti orientali, per poi nelle Dolomiti Valdeostane, nelle Alpi Valdeostane, fino ai 14-8000 della terra e di tutte le sue scalate. Bene. Perché il tempo stringe, ha fatto Fabrizio come sempre un riassunto veramente interessante di quello che stiamo vedendo. Se vi è piaciuto il video, mettete un like sul canale di Fabrizio, seguitelo per altre avventure, possiamo dire, certo, qui in Valposteria, ma sulle Dolomiti in generale. E vi salutiamo sempre più in alto. Ciao.